Ciao a tutti, oggi inizia il nostro viaggio nella West Coast. Siamo nella spiaggia di Malibu, diretti verso San Francisco. Ieri sera siamo arrivati a San Francisco, oggi facciamo un giro per la città, adesso siamo al porto, al molo numero 1, abbiamo appena mangiato al Ferry Building Marketplace. Oggi invece vedremo le attrazioni principali di San Francisco come Alcatraz, il Golden Gate e il Pier 39. Siamo arrivati ad Alcatraz, l'ex penitenziario di massima sicurezza che tra i suoi detenuti più famosi ha avuto anche Al Capone. Resa celebre dal film con Clint Eastwood, Fuga da Alcatraz, merita sicuramente una visita. Poi ci dirigiamo verso la zona più vivace di tutta la città. Siamo al Pier 39, il molo più famoso di San Francisco. La giornata si conclude al tramonto con il Golden Gate, uno dei ponti più famosi al mondo. Oggi è l'ultimo giorno a San Francisco, ci riposiamo un po' ad Alamo Square e poi partiremo per Groveland, alle porte dello Yosemite. E invece sto tutto in realtà, perché è stato bello sia Alcatraz che il Pier. Anche il primo giorno mi è piaciuto, che abbiamo visto un po', forse il primo giorno, cioè perché non la c'è città. Una cosa specifica. È bella la città. Abbiamo visto tanti quartierini carini. Siamo arrivati a Groveland, il punto di partenza per lo Yosemite, e dietro di noi il nostro albergo. Till I see your form reflected in its clear and jeweled waters. And if you think I'm ready, you may lead me to the castle. Siamo dentro Yosemite, abbiamo appena preso la tessera dei parchi. Che
fa il campeggio deve mettere il cibo in queste cassaforti per evitare che arrivino gli orsi di notte. I pulled into Nazareth, was feeling about half past dead. I just need some place where I can lay my head. Hey, mister, can you tell me where a man might be? He just grinned and shook my hand. No was all he said. Take a load off. Siamo al Mariposa Grove, il parco delle sequoie giganti, sempre all'interno dello Yosemite. I picked up my bag, I went looking for a place to hide. When I saw coming. E questo è il Grizzly Giant. Alto 63 metri e con un'età stimata di 2500 anni, è sicuramente uno degli alberi più fotografati del Mariposa Grove. Siamo dentro una sequoia. La resina. Oggi attraversiamo il Tioga Pass, la strada più famosa dello Yosemite, per raggiungere il Nevada. Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is old there, older than the trees. Younger than the mountains, growing like a breeze. Country roads, take me home to the place I belong. West Virginia, mountain mama, take me home, country roads. Il Mono Lake è un lago salato caratterizzato da formazioni di tufo. E dopo un bagno caldo a oltre 2000 metri, davanti a noi tante miglia per raggiungere il Nevada che si potrebbero riassumere così. Non c'è proprio un cazzo. Tre minuti. È 6:45 che siamo in viaggio. Mattia. Vado per inerzia, potrei arrivare fino in Messico. E oggi si va a Las Vegas. Siamo in fila per fare una foto sotto un cartello. Però siamo arrivati a Las Vegas. Bright light city, gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Got a whole lot of money that's ready to burn, so get those stakes up higher. There's a thousand pretty women waiting out there. They're all living the devil may care. And I'm just a devil with love to spare. So viva Las Vegas, viva Las Vegas. How I wish that there were more than 24 hours in the day. Now, even if there were 40 more, I wouldn't sleep a minute away. Oh, there's blackjack and poker and the roulette wheel. A fortune won and lost on it. Russell.
Abbiamo vinto! Viva Las Vegas! Viva Las Vegas! Viva Las Vegas with your neon flashing and your one-arm band is crashing. Almost home. In astinenza di carboidrati. Lady luck, please let the dice stay hot. Let me shoot a seven with every shot. Viva Las Vegas! Viva Las Vegas! Viva Las Vegas! Viva, viva Las Vegas! Like the pine trees lining the winding road, I've got a name, I've got a name. Like the singing bird and the croaking toad. Bollente. Hello. Hi. Stiamo attraversando lo Zion per arrivare al Bryce Canyon che visiteremo domani. La faccia che vorresti fare quando vedi questo paesaggio. Like a north wind whistling down the sky, I've got a song, I've got a song. Like the whelpa will and the baby's cry, I've got a song, I've got a song. And I carry it with me and I sing it loud. Ci è appena arrivata questa notifica per un pericolo inondazioni. Forse era questa galleria che era pericolo inondazioni. Porca puttana, usciamo di qui. Like a north wind whistling down the sky, I've got a song, I've got a song. Siamo arrivati nel villaggio vicino a Bryce e questa è la nostra casetta. How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Cioè, guardate dove può crescere un albero. How many times must the cannonballs fly before they... Sai che dovremmo salire fino lassù dove c'è il cordo? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Andando verso il Capitol Reef, poi andremo a Hanksville dove dormiremo e siamo solo noi due e delle vacche, basta, abbiamo visto un cowboy. Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blown. Siamo arrivati a Hanksville, vivente città dello Utah di 200 persone che non si vedono, dovrebbero esserci. Ti manca la pasta asciutta? Però beh, stai mangiando con dietro John Wayne. Non ti va bene? Come le lasagne? Oggi è il giorno più sognato di tutta la vacanza, stiamo andando verso la Monument Valley. C'è il semaforo rosso, stiamo aspettando la pilot car, ma non c'è nessuno. Aspettiamo.
o andiamo e ci facciamo ritirare la patente. Da chi? Che non c'è nessuno. So, però stop here on red, wait for pilot car. Sì, ma la pilot car non arriverà mai, non c'è nessuno. Noi non abbiamo dato fiducia agli americani, ma in realtà la pilot car c'era. Capito perché non faceva nessuno sta strada? Dopo aver percorso strade non proprio asfaltate, visto panorami mozzafiato e una sosta all'immancabile Forest Gump Point, eccoci finalmente arrivati. Siamo entrati nella Monument Valley. Oh mio Dio, ma sì che stupendo! Com'è? È bellissimo! Da domani faremo solo fasi in cui c'è tanta gente, presumibilmente. Dopo Hanksville. La Monument Valley è collocata all'interno di una riserva Navajo e infatti tutte le attività economiche sono gestite dai nativi americani. E dopo più di 4 km senza incontrare nessuno, ecco 3 persone a cavallo. Bea, end of trail. E questa è la nostra stanza. E oggi ci siamo svegliati così. Siamo diretti verso l'Antelope Canyon. Elephant garlic. Cioè il latte, dai, ma così tanto. Cos'è? Supreme pizza. È la pelle di maiale fritta. Oh, una cosa salutare. Reparto salse. Perché? Fidati, non ho mai mangiato una roba così in Italia. Questi sono i cereali. Siamo da Domino's Pizza. Bea ha preso la margherita. Com'è? Non è male. E io l'ho voluta rischiare con la hawaiana. Proviamo.
peperone un po'. Ho preso un pezzo col peperone. Buono. Oggi facciamo l'ultimo grande parco, si va verso il Grand Canyon. Hello, hi. Would you like a map? Yes, please. Thank you, bye. Bye. Grand Canyon. Have you ever seen the rain coming down the state? Yesterday and days before, sun is cold and rain is hot. I know. Siamo a Williams, sulla storica Route 66, che è piena di negozietti a tema, e adesso rientreremo a Los Angeles, che è la nostra ultima tappa. Non smetti mai di stupirmi. Come descriveresti Hotman? È molto strana, cioè a parte che per arrivarci sembra che stai andando in un posto in cui non c'è niente, e poi hanno fatto questo. E non avevamo ancora assistito alla riproduzione di un duello in stile western. Stiamo attraversando il Mojave Desert e la macchina segna 109 gradi Fahrenheit, quasi 43 gradi Celsius. Siamo quasi a Los Angeles, un po' di traffico. Ci siamo. Siamo a Hollywood sulla Walk of Fame e quello è il Dolby Theater dove si svolge la cerimonia degli Oscar. E sulla collina la scritta Hollywood, che non so se si vede dalla GoPro. Secondo giorno a Los Angeles, iniziamo con la visita ai Warner Bros. Studios tra i set di Spider-Man, Friends e Big Bang Theory. Gli studios sono una riproduzione in cartongesso di una vera e propria città. Qua sono state girate alcune scene di Jurassic Park. Invece questo è il set della famosa scena del bacio tra Tobey Maguire e Kirsten Dunst in Spider-Man. We'll be right back.
Salut. E dopo aver preso in mano un vero Oscar, ci siamo cimentati anche nel doppiaggio. Happy Christmas, Harry. Happy Christmas, Ron. What are you wearing? Oh, Mom made it. Looks like you got one too. I've got presents? Yeah. Wow. Vediamo com'è. Happy Christmas, Ron. What are you wearing? Oh, not mine. Looks like you got one too. I've got presents. It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair, but her mommy is yelling no. Her daddy has told her to go, but her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the... Abbiamo appena visto il quartiere di West Hollywood e adesso siamo diretti al Dodger Stadium per vedere una partita di baseball. Tutti hanno un qualcosa della squadra, c'è una maglia o il cappello, tutti. Ma non tipo da noi, cioè che non so, vai a vedere l'Inter, qualcuno è vestito, sì. Qualcuno no. Tutti qualcosa tranne noi. Siamo gli unici che ho visto finora senza niente Dodgers. Dei Dodgers, quindi mi sa che dovremmo prendere qualcosa. All'ingresso ci hanno dato una mystery box, vediamo. Loro hanno tipo sti anelli pacchianissimi. E adesso ne abbiamo uno anche noi. Non capiamo tanto, però cioè, l'importante è quando tirano la pallina, questo è il concetto. Oggi è il nostro ultimo giorno. Sono stati 20 giorni intensi, abbiamo visto un sacco di cose e adesso andiamo a farci un bagno nel Pacifico. Ciao!